Buonasera a tutti, io sono Andrea Tamai, sindaco del comune di Teglio Veneto. Ringrazio Caffè 24 per avermi dato questo spazio, questa possibilità di parlare ai miei cittadini. A distanza di quasi 5 anni dall'inizio del mio mandato, è normale che una persona, un sindaco, faccia un attimo il resoconto di quello, un bilancio di quello che lui ha portato avanti in questi 5 anni. Io prima di iniziare a dire quello che è stato fatto, quello che abbiamo cercato di fare, volevo fare una piccola premessa. Noi siamo partiti con una situazione di bilancio molto difficile, con deficit strutturale che arrivava a 250 mila euro, che per fortuna in questi 5 anni abbiamo ridotto quasi a 100 mila euro. Questo però ci comporta ogni anno il fatto di ricercare delle entrate straordinarie per poter chiudere il bilancio. In più, ritengo sottolineare, come tutti sapete, che i comuni, lo Stato, l'Europa in questo momento sta vivendo una crisi e questo naturalmente ha comportato anche delle riduzioni dei trasferimenti ai nostri comuni che in qualche modo ci hanno obbligato anche a volte di portare alcune tassazioni nel comune ai massimi livelli pur di poter garantire i servizi. Allora, io volevo fare una breve carrellata di quali sono state le iniziative che hanno caratterizzato questo nostro mandato. Io partirei dalla cultura alla scuola. Per quanto riguarda la cultura, noi avevamo oltre 5.000 libri dentro la biblioteca non catalogati. Questo non permetteva l'usufruizione di questi libri perché se non catalogati non potevano essere ricercati. Grazie all'intervento di alcuni consiglieri comunali, i quali si sono dedicati per mesi, quasi un anno, e sono riusciti a catalogare questi libri e in qualche modo sono stati rimessi a disposizione dei cittadini del nostro comune. Un'altra iniziativa importante è stata quella di recuperare il premio di poesia Barbazeb, che era stato interrotto nel 2007, e lo abbiamo portato grazie anche al coinvolgimento di Gianmarco Villalta, che è anche direttore di Pordenone Legge, siamo riusciti a portarlo a un livello veramente nazionale. Abbiamo avuto circa 2.000 partecipanti, i quali sono stati, con un'accurata scelta, sono stati individuati i vincitori, che abbiamo avuto un vincitore, ad esempio, della Sicilia, uno di Bologna, uno del nostro territorio, nelle prime 3 posizioni. E quindi questo dimostra la nazionalità del nostro premio. Questo premio verrà ripreso ogni 2 anni. E nel 2014 andremo a fare la terza edizione. Rispetto a questo abbiamo fatto altre azioni correlate al premio di poesia e abbiamo creato come si può dire, una tradizione all'interno del nostro municipio, nel senso che abbiamo fatto almeno 25 esposizioni di artisti che di fatto hanno esposto le loro opere, sia di fotografia, pittura e scultura, all'interno della sala giunta. E questo ha permesso a tutti i cittadini che utilizzavano il comune per i servizi di anagrafe e quant'altro di entrare anche in sala consiliare e magari durante le attese di vedere queste mostre. Per quanto riguarda la scuola, io penso che a livello scolastico è stata la cosa che mi ha dato forse anche più soddisfazione, quello che abbiamo fatto all'interno della scuola. Allora, noi abbiamo trovato una situazione dove avevamo, parto dalla scuola materna, unico plesso statale dei comuni di Teglio e Fossalta, quindi unico plesso statale su 8.000 abitanti, che di fatto aveva solo 2 sezioni su 3. Queste sezioni perse 10 anni, la terza sezione è stata persa 10 anni fa. E questo comportava che alcuni bambini non erano nella classe con bambini della stessa età. Questo comportava una difficoltà di gestione per gli insegnanti e sicuramente non una situazione ideale per quanto riguardava la didattica. Un momento che nessuno ci credeva, perché non ci credeva la direzione scolastica, non ci credeva parte del Consiglio Comunale di Teglio. Io ho avanzato una richiesta all'assessore Donazzan della Regione di poter ricevere questa benedetta terza sezione. A fronte di questo ho chiesto, in maniera anche forse un po' azzardata,
la disponibilità dei genitori di iscrivere i loro bambini alla nostra scuola. In un primo momento questa terza sezione ci è stata negata, in via provocatoria abbiamo trovato una soluzione dove il comune si accollava la spesa per il pagamento dell'insegnante. In quella fase non era possibile, la regione ha fatto un decreto ad hoc per il comune di Tegliovendolo per permettere questa possibilità e rispetto a questa noi dopo alcuni mesi per questo siamo riusciti ad avere l'insegnante di ruolo. Allora la nostra scuola materna aveva solamente 50 alunni, oggi ne abbiamo 75, però avremo anche una richiesta superiore. Quindi da questo punto di vista l'intervento che abbiamo fatto è stato fondamentale, anche per mantenere il numero degli alunni nelle successive scuole elementari, perché come potete immaginare, quando si creano dei rapporti anche umani tra i ragazzi, questi vengono portati avanti. Il secondo aspetto che a me spaventava molto, e spesso ne sentiamo parlare anche a livello nazionale quando succedono purtroppo alcune disgrazie, avevamo la scuola elementare che non era a norma, che non era a norma da nessun punto di vista. Avevamo delle uscite di sicurezza chiuse perché i cornicioni del tetto potevano crollare da un momento all'altro, quindi non avevamo servizio antincendio. E questo da parte mia è stata immediatamente una grossa preoccupazione. Abbiamo fatto un intervento. Io posso dire che a distanza di 4 anni, nei primi 2 anni abbiamo di fatto messo in sicurezza le uscite di sicurezza, materiali, infissi e tutto quello che riguardava, diciamo, più che altro la struttura. Mancavano alcuni dettagli per ottenere il risultato proprio di piena efficienza dal punto di vista della sicurezza e con la sostituzione della tubazione esterna, che tra l'altro non era dentro la scuola, ma esterna del gas, e con la rimozione all'interno della palestra un materiale che non era più a norma perché si poteva incendiare, e questo adesso dovremmo ripristinarlo e avremo bisogno di un'ulteriore spesa di 20.000 euro. Questo in qualche modo abbiamo finito in questi 4 anni il percorso che abbiamo i nostri alunni in una scuola assolutamente sicura. Siamo intervenuti anche sulle strutture comunali, nel senso che noi avevamo una sala giunta che era sala consiliare, siamo riusciti a fare una sala consiliare dotata di tutte le moderne tecnologie, perché abbiamo l'apparecchiatura di registrazione sia video che audio, abbiamo con videoproiettori, e che questa nuova sala consiliare è molto adatta anche per eventuali conferenze oppure anche dibattiti di qualsiasi tipo. Avevamo un richiamo da parte dell'ASL perché avevamo un centro prelievi che non era i locali del centro prelievi, che noi a Tegliovento abbiamo ancora vengono fatti ancora i prelievi in paese, non erano adeguati. Abbiamo fatto uno sforzo anche su questo aspetto, abbiamo portato a norma la sala del centro prelievi e quindi che anche questa è climatizzata d'estate e ben riscaldata d'inverno, quindi questo è sicuramente un servizio molto importante per i cittadini del nostro comune. E abbiamo riorganizzato completamente i trasporti scolastici, nel senso che il trasporto prima veniva fatto solamente dal pulmino comunale con l'aiuto di un pulmino del comune di Fossalta. Però questo non poteva essere un servizio efficiente. Noi avevamo dei bambini che cominciavano la scuola alle 8 di mattina a Fossalta che partivano alle 7:20. Io ho avuto anch'io un bambino e mi rendo conto che per fare una sana colazione al bambino, per avere i tempi per prepararlo per la scuola, sicuramente il bambino doveva alzarsi alle 6:30. Noi siamo riusciti, con una buona collaborazione con ATVO, a organizzare un servizio che i bambini partono alle 8 meno 10, 8 meno un quarto da Teglio e alle 8 sono puntuali, quindi non hanno neanche dei momenti di attesa rispetto a come funzionava prima. Io ritengo che queste sono cose magari che non sono molto
visibili dall'esterno, però per gli utenti pensano che sia cose molto importanti. Siamo intervenuti per quanto riguarda un'altra questione importante nel nostro comune sui lavori pubblici, per quanto riguarda i lavori pubblici. Io penso che questa sia stata la più grande stagione di lavori pubblici per il comune di Teglio Veneto. Abbiamo iniziato con ultimare i lavori progettati e cominciati dalla precedente amministrazione di Via Lugugnana e poi abbiamo fatto un intervento modificando dei progetti già pronti per quanto riguarda tutta la viabilità del centro. Per viabilità del centro intendo la zona antistante la chiesa, quindi Piazza Marconi, Via Roma. Abbiamo riorganizzato il piazzale davanti al municipio attraverso via Cordovado fino al confine. Abbiamo attrezzato queste vie in parte con piste ciclabili, abbiamo rifatto completamente tutta l'illuminazione con lampioni a LED di ultima tecnologia che danno un ottimo risultato sia dal punto di vista del risparmio energetico che anche dal punto di vista dell'illuminazione del servizio che hanno. E in qualche modo abbiamo dotato l'area di marciapiedi e di alcune zone di marciapiedi che non erano, che prima non c'erano, che quindi permettono anche ai cittadini appena fuori del centro di arrivare in centro paese in maniera più sicura, visto che sono delle strade provinciali che hanno un notevole traffico. Oltre a questo, siamo intervenuti nella messa in sicurezza anche per quanto ci riguarda, scusate, in via Porto Gruaro, anche questa è una via d'entrata del paese che comunque è una via provinciale anche questa e qui siamo intervenuti con l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, anche qui abbiamo messo delle nuove lampade a LED, era una zona che è una strada anche questa che comporta per alcuni cittadini che abitano tra virgolette in periferia che per arrivare in centro paese, che non era assolutamente sicura, soprattutto di sera, perché non c'era una illuminazione adeguata. Attraverso questo intervento siamo arrivati fino, i cittadini di Teglio sapranno, fino al Cesiol, però abbiamo in essere un progetto finanziato da contributi europei insieme ad altri 20 comuni, di questo progetto ne fa capofila il comune di San Donà, che è previsto l'appalto per gennaio, che adesso bisogna capire la tempistica di quando questo, se partono da Teglio o da un altro comune o quant'altro, che però andrà dal Cesiol ad arrivare fino alla strada che porta a Udine, la famosa strada ferrata, e da lì fino alla stazione dei treni. Su questo progetto è previsto anche un tratto di pista ciclabile che va dalla stazione dei treni al centro di Cintello, che in questo momento non è assolutamente sicuro raggiungere la stazione dei treni attraverso la strada provinciale, anche perché la pista ciclabile arriva fino a un certo punto e noi da quel punto partiremo con un'altra pista ciclabile che arriva fino alla stazione. Questo naturalmente mi ha permesso anche di creare le condizioni per ricevere contributi per la sistemazione della nostra stazione ferroviaria. Noi a Teglio abbiamo la fortuna di avere una stazione ferroviaria che collega due linee importanti, che è quella Venezia-Trieste e Venezia-Udine, e i nostri cittadini attraverso questa, soprattutto gli studenti, possono raggiungere le località di Udine, di Pordenone, di San Vito del Tagliamento, meno di Porto Gruaro perché utilizzano un altro tipo di mezzo, che questo comunque di raggiungere istituti scolastici. Noi abbiamo ogni mattina tra le varie corse, circa una quarantina di ragazzi che si avviano ai loro istituti scolastici nella stazione. In questo momento non c'è un passaggio in sicurezza perché i ragazzi di Teglio sono costretti a scavalcare la ferrovia. In un incontro con l'assessore Chisso, i responsabili delle ferrovie di Trieste, abbiamo definito un percorso per arrivare alla sistemazione, fare o un sottopasso, un sovrappasso della ferrovia
e un gazebo, un qualcosa che permetta l'attesa del treno anche quando non ci sono belle giornate, ma in giornate di pioggia, che i ragazzi siano in qualche maniera protetti. Oltre a questo abbiamo fatto un intervento di sistemazione fossi per 150.000 euro. Qui purtroppo dobbiamo sottolineare che non c'è ancora la mentalità, anche da parte degli agricoltori a volte. Noi l'abbiamo chiesto, abbiamo fatto un regolamento di polizia rurale che era ormai quello del comune, era obsoleto perché risaliva al 1963. Noi abbiamo fatto, grazie all'intervento di un assessore che si è preso il compito di farlo, siamo riusciti a fare questo regolamento che prevede che la rattura dei campi avvenga almeno a 2 metri dai fossi. Purtroppo questo non avviene, noi abbiamo fatto anche alcune assemblee, abbiamo invitato gli agricoltori, se questa pratica sbagliata continua, perché altrimenti non ci possiamo lamentare quando dopo vengono esondate delle zone o dei campi, se questa pratica continua saremo costretti comunque a mettere delle sanzioni. Oltre a questo è stato fatto un intervento in via Ippolito Nievo, dove attraverso i contatti con il KBT siamo riusciti a sostituire una conduttura di acqua che portava principale, che portava l'acqua al nostro comune, che era di fatto ancora di materiale non più idoneo, era di Eternit. Siamo riusciti a un intervento di 300.000 euro fatto dall'acquedotto, dal KBT, e adesso è stato approvato in Consiglio di amministrazione Cattoi un secondo intervento sempre sulla stessa zona. Abbiamo ripavimentato tutta l'area e quindi tutta la statale, che quindi questo è già stato un passo avanti. Su quella strada è previsto anche un progetto di 450.000 euro di sistemazione di messa in sicurezza attraverso piste ciclabili e marciapiedi. E dalle informazioni che ho, non mi è ancora arrivata la comunicazione ufficiale, però siamo stati finanziati per 450.000 euro con fondi europei. E questo è molto importante che siano fondi europei, perché questo ci comporta il fatto che non sono vincolati dal patto di stabilità. E io questa sera vorrei in qualche maniera evitare di parlare di quali potrebbero essere i progetti futuri, perché anche la precedente campagna elettorale, alla fine non avevamo annunciato certi lavori tipo via Porto Ruaro, e nel momento in cui siamo riusciti a recuperare i fondi siamo intervenuti. Ci sono ancora alcuni punti grigi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità di Cintello, perché Cintello è attraversata da un'arteria molto importante provinciale, e ritengo che i cittadini di Cintello in questo momento non siano così, perché è una, non siano così sicuri, perché è una viabilità che ha, anche se è dotata di piste ciclabili, però le macchine nel centro arrivano comunque a una velocità elevata, che sicuramente bisogna ripensare qualcosa, e anche la riorganizzazione di quello che è l'area intorno alla chiesetta. E inoltre abbiamo la piazza di Teglio, che comunque deve essere rivista, soprattutto per quanto riguarda il condominio a venire. Finalmente riusciamo ad andare in appalto su 2 opere importanti, che sono il magazzino comunale e che sarà anche sede di tutte le associazioni che avranno la possibilità di avere un magazzino dove mettere a riparo tutta la strumentazione che hanno, per tutte le associazioni, e anche la sistemazione della viabilità di Suzzolins intorno al centro sociale. Io dico finalmente perché noi abbiamo ricevuto un contributo nel 2012 di 800.000 euro, che praticamente noi, anche avendolo introitato, non potevamo spenderlo perché vincolati dal patto di stabilità. Oggi, chiuso il bilancio 2013, per il 2014 abbiamo previsto la realizzazione dell'opera,
e perché abbiamo i numeri per poter fare quest'opera legata naturalmente ai parametri del patto di stabilità. Un'altra opera importante che abbiamo fatto è stata noi purtroppo a Teglio non avevamo più un loculo a disposizione per i cittadini, purtroppo, e siamo intervenuti con finanziamento della Regione all'ampliamento di loculi nel cimitero del capoluogo, i quali sono stati immediatamente tutti venduti, quindi la spesa, noi come comune dovevamo integrare la spesa con 80.000 euro ed è stata assolutamente coperta da quello che abbiamo percepito dalla vendita dei loculi, e contemporaneamente all'interno dello stesso progetto abbiamo ridefinito dal punto di vista della sicurezza alcuni aspetti per quanto riguardava lo stadio comunale. Abbiamo fatto le nuove recinzioni a norma, abbiamo asfaltato il piazzale delle tribune, abbiamo pavimentato l'area spogliatoi, quindi adesso possiamo dire di avere un impianto assolutamente funzionale all'attività sportiva. In questi giorni, per quanto riguarda i lavori pubblici, stiamo anche vedendo la ridefinizione del PAT, e che andrà a un indirizzo completamente diverso rispetto all'impostazione che aveva la precedente amministrazione. Abbiamo aumentato i vincoli a livello ambientale e inoltre abbiamo concordato con l'assessore della TOR della provincia e mi ha detto che il primo PAT di fatto a livello provinciale a metri quadri zero. Quindi noi puntiamo a recuperare quello che c'è per quanto riguarda i vecchi edifici, e non abbiamo attivato nuove lottizzazioni, tranne una piccola lottizzazione di 5-6 lotti nella frazione di Suzzo Lins, perché lì non c'era 1.000 metri edificabili. E adesso il tempo sta passando, quindi devo correre. Per quanto riguarda l'assistenza, noi abbiamo garantito, ricordo che dal 2010 non era più possibile garantire il centro prelievi a carico dell'ASL, che era a carico dell'ASL, e tantomeno il trasporto disabili. Noi siamo intervenuti su queste due cose. Oggi il centro prelievi funziona, e la spesa del personale per i prelievi è a carico del comune, sono risorse che abbiamo dovuto in qualche modo trovare, e anche per quanto riguarda il trasporto disabili di ragazzi alla nostra famiglia. Inoltre io voglio ringraziare, per quanto riguarda il trasporto disabile, la collaborazione con l'associazione Don Marcello Labor, la quale è stata molto disponibile, e voglio ringraziare anche perché da una parte noi paghiamo il personale dei prelievi e voglio ringraziare il club ACAT di Teglio Veneto, perché di fatto fa tutta quell'azione di sostegno a chi fa i prelievi, quindi dalla preparazione andare al ritiro, a portare al ritiro a delle varie impegnative presso l'ospedale di Portoguaro. Abbiamo riorganizzato i servizi sociali perché, come comuni sotto i 5.000 abitanti, avevamo l'obbligo di andare verso. Di andare in convenzione con altri comuni. Noi abbiamo scelto, per quanto riguarda l'assistenza, al comune di Portoguaro perché lo ritengo un comune strutturato, nel senso che oggi l'assistenza è molto particolare. Noi abbiamo dei casi che riguardano gli anziani, dei casi che riguardano gli extracomunitari, dei casi che riguardano i minori. E le normative sono talmente tante e complicate che è difficile che un solo assistente sociale sia in grado di seguire tutto questo. Noi, portando la nostra assistenza sociale all'interno del comune di Portoguaro, ci permette di avere del personale che segue solo quei dati argomenti e quindi di trovare personale preparato su tutte le questioni. Abbiamo avuto diverse iniziative organizzate dall'assessore all'interno dei centri sociali, sia per bambini che anche per anziani. Abbiamo in qualche modo, grazie alla collaborazione e all'idea della Protezione Civile, organizzato un servizio d'emergenza per anziani soli durante le calamità, nel senso che in caso di neve, in caso di pioggia, abbiamo
fatto un albo dove ci sono tutti i dati e i numeri di telefono di persone che vivono da sole e la protezione civile va a incontrare tutti questi anziani, di solito sono anziani che vivono da soli, per vedere se hanno difficoltà o hanno necessità di eventuali bisogno di servizi, spesa o quello che serve. In maniera che quando abbiamo o forti nevicate o piogge particolari, queste persone sole vengono monitorate. Per quanto riguarda, avrei anche altre cose da dire, vorrei arrivare un attimo all'ambiente. Noi in questo periodo abbiamo collaborato quanto possibile con i Prati delle Parze, abbiamo cercato di fare da interfaccia dall'associazione verso la provincia e la regione in maniera più possibile portare contributi. E abbiamo acquistato l'area Castor, che di fatto noi abbiamo acquisito un parco di attualmente 18 ettari, perché 2 ettari sono stati impegnati con un impianto fotovoltaico di energia pulita. Su questo abbiamo un progetto che stiamo portando avanti col GAL su quest'area e con la cooperativa, con una cooperativa sociale, di creare un centro turistico ambientale. E è un percorso un po' lungo perché ci deve permettere, dobbiamo prima naturalmente trovare i finanziamenti e cercare di portare avanti questo discorso, però penso che al termine ci darà delle entrate al comune e anche delle soddisfazioni dal punto di vista per il tipo di attività. Se noi pensiamo che questo viene collocato nelle vicinanze dei Prati delle Parze. Tra l'altro, noi non l'ho detto prima nei lavori pubblici, verrà fatta una pista ciclabile che abbiamo fatto all'interno di un progetto Gira Tagliamento, insieme al Comune di San Michele e di Fossalta, che abbiamo fatto un percorso ciclabile che collega San Michele attraverso Malafesta e il Tagliamento, che entra sulle Parze per ritornare dopo a Fossalta. Ecco, naturalmente ho cercato in qualche modo di toccare tutti i punti, sicuramente ne ho dimenticati altri. Io penso che però abbiamo cercato in questi anni di curare alcuni aspetti particolari. Io ritengo che il nostro comune abbia bisogno di una buona qualità di vita. Per questo abbiamo puntato in una prima fase iniziale nella scuola, di servizi ai ragazzi. Siamo intervenuti per quanto riguarda la viabilità in maniera da garantire una certa sicurezza negli spostamenti all'interno del nostro comune. Siamo intervenuti anche attraverso l'ambiente e soprattutto questo emergerà quando andremo a presentare ai cittadini, e questo sarà non più tardi di un mese, io non penso prima di Natale, ma subito dopo Natale, il nuovo progetto di PAT per quanto riguarda il nostro comune. Ecco, io ringrazio ancora Caffè 24 per la disponibilità che mi ha dato in questa sera. Spero di avere ulteriori possibilità in futuro in maniera da approfondire alcuni aspetti che magari non ho toccato oggi. Grazie e buonasera.